annuncio vobis gaudium magnum. Abemus Papam. Siamo molto contenti di aver visto che i cardinali hanno concluso in tempo molto breve il loro compito di sceglierci il Papa, ma soprattutto siamo contenti di avere un Papa che si chiama Francesco e che è questo Papa che abbiamo visto alla Loggia Vaticana ieri sera con grande commozione dopo una lunga attesa, ma sicuramente anche con la grande sorpresa di trovare un Papa che viene dal mondo, diciamo così, che non è europeo. Avevo espresso varie volte io questo desiderio di avere un Papa non europeo perché ci occorre alzare lo sguardo e ampliare il nostro campo di vista come cristiani, come persone. Il mondo non finisce in Europa, non è legato all'euro, non è dentro le nostre crisi economiche da cui non riusciamo, non è nelle nostre politiche che sono spesso soltanto rincorsa di privilegi. Il mondo è fatto di tanti poveri, è fatto di tanta gente che crede in Dio, di tante persone che non hanno patria, di tante persone che purtroppo sono ancora soggette alla guerra, e occorreva un padre che venisse da queste regioni per poterci richiamare alla bellezza del nostro essere cristiani. E di fatto la prima cosa che il Papa ha proposto è stata la preghiera. Questa è stata una sorpresa per tutti, in genere si fanno dei saluti, dei convenevoli, invece ha fatto una preghiera assieme a noi, le preghiere più semplici che abbiamo imparato da bambini. Un altro fatto bello è che si è definito soprattutto Vescovo di Roma, proprio perché è Vescovo di Roma, può presiedere alla comunione di tutte le chiese che ci sono nel mondo, compresa la nostra di Palestrina, proprio perché ha un popolo che lo ama e che prega per lui e per il quale si spende. Noi possiamo avere la bellezza di un riferimento sicuro sulla verità della vita, sul significato della parola di Dio e sulla potenza dei sacramenti che sono per noi la salvezza.